Tante cose ormai sfuggono. Quello che non sfugge è però la sensazione avuta quella sera che Peppino stesse andando, come dire, oltre quello che l'ambiente in genere consentiva, cioè il silenzio assoluto. Quella sera io, così distinto, visto che portavo sempre con me la macchina fotografica, ho fatto quella che si può dire l'ultima foto di Peppino sul palco, prima con un compagno che gli regge l'ombrello perché stava per piovere, e poi Peppino da solo. Un'emozione strana mi scorreva per le vene. E, come dire, con quella foto era come se volessi testimoniare o volessi raccogliere in pratica il messaggio o il comizio che stava facendo Peppino. Per me quella notte è una notte come tutte le notti, tranquilla e normale. Mi sveglio al mattino, ho degli operai a casa, entro e mi dicono: Peppino ha fatto l'attentato, voleva fare saltare il treno con gli studenti, con mia figlia. E io chiaramente non credo a questa cosa, prendo la mia macchina fotografica e scendo sul posto, vado sul posto, perché ero sicuro che bisognava documentare, bisognava cominciare a fare un percorso che doveva essere un percorso di controinchiesta, perché già il fatto che si dicesse in giro che Peppino avesse fatto un attentato già dava il polso, dava l'idea, dava la situazione di ciò che era il sentire comune. Quel pomeriggio stesso i carabinieri sono tornati al casolare e hanno preso tutto quello che rimaneva di pietre macchiate di sangue. Hanno preso 5-6 pietre macchiate di sangue, più un pezzo del sedile che era macchiato di sangue. Tutte queste pietre se le sono portate via e non si sa che fine abbiano fatto. Era stato il magistrato la mattina stessa che aveva mandato, insomma, un fonogramma dove si diceva che c'era stato un attentato e che, insomma, Peppino in passato era saltato in aria con la sua bomba. I funerali di Peppino possono essere considerati come la prima grande manifestazione contro la mafia. Peppino era tanto ed era tutto, ma soprattutto era, a parte uno che stava con la schiena dritta, era uno che era capace di aggregare le persone. Questa capacità di aggregare sia edili, sia giovani disoccupati, sia operai, sia studenti. Questa capacità di far fare gruppo e lavorare insieme come gruppo. 43 anni sono veramente tanti, tantissimi, quasi mezzo secolo. E il ricordo di Peppino è sempre vivo, la sua immagine, le sue idee, tutte le iniziative che lui portava avanti in questo territorio dominato dalla cultura mafiosa, dalla violenza mafiosa, un lavoro importante, un messaggio educativo soprattutto per le nuove generazioni. Il ricordo di Peppino è sempre vivo, lo ricordiamo un po' tutti, non abbiamo mai smesso di ricordarlo, la sua vivacità, il pensiero fresco, diciamo, la sua spontaneità, ma anche le sue profonde riflessioni, perché Peppino chiaramente era una persona molto lucida, lungimirante, aveva anticipato i tempi da tutti i punti di vista.